Ambiente altolocato. Ciao. Chiuso, mascherina, siamo lì. Un attimo, sconsigliando canale, un attimo, pazientate, no? Oh. Mi appestate, non calpestate, non sedetevi sopra la mascherina. Ok, a dire di partire da Vivadrian, sì, sconsigliamo questo canale, dovete sapere che costui si faceva chiamare anni fa Vispet, un tipo che vuol fare il vispo, adesso va a chiamare Vivadrian, forse il cambiamento del nome, del nickname, è stato influenzato dal programma da rincoglionito di Adriano Celentano, Adrian. Mi ha tormentato per anni, anche perché dietro questo losco figuro che si spaccia per uno ha bisogno di cure mediche, sta male in salute quando non mi commenta in maniera provocatoria, mi lusinga, finge di complimentarsi con me, per addivenire a delle informazioni che vuole ricavare sulla mia vita privata, perché credo in cuor mio, anzi è stato appurato anche legalmente, che si celi, quindi no, non si cela più, è stato smascherato, gli hanno tolto la maschera proprio. Un personaggio che vorrebbe cercare un contatto con me virtuale, prendendo possesso di informazioni sulla mia vita attuale, su come me la passi, se me la spasso o se vado a passeggio, e contattò chi entrava in comunicazione con me, alludendo e cercando delle risposte che fossero esaustive in modo tale da chiarirgli le idee. L'ho bloccato dopo tanto tempo, volevo riflettere e accumulare materiale per lui incriminare, perlomeno per segnalare o fermare. E poi gli inserì dei commenti del tipo: vai a prendere, ecco, per i fondelli tua sorella. Credo che non abbia una sorella, anzi, sconsigliando Vivadrian, anche perché carica materiale protetto da copyright, ricavato questo dalla TV, registrazioni messe in onda su YouTube a modi di VHS convertito, dovrebbe convertirsi. E poi quando gli risposi o rispondevo in maniera veemente e irruenta, sostenne che a rispondergli fosse il Joker Marino 2, cioè una persona che si spacciava per me, non rispettosa della mia persona. Sì, però quei commenti arrivavano dal mio account e quella persona offendeva, quindi offendeva me, consapevole che non c'era, non c'è mai stato nessun Joker Marino 2, no? Quindi un criminale, un farabutto, un lestofante. E poi frusciante. L'altro giorno chiesi venia. Chiesi? Io non credo nella chiesa. Questo padre mi ha dato del satanico. Santani Pandemonium. Io, autore della satanica brama del fatale languore, un libro in distribuzione sulla maggiore catena di librerie online. Non so se comprato da molte persone. Ora anche di Speculare Ipnosi, di Bologna Insanguinata, Bologna Arboi dell'amore ai tempi del Covid, disponibile in Kindle. Sto realizzando l'audiolibro recitato con tutte le mie modulazioni, non di frequenza, accenderò la radio. Frusciante, no, in realtà fui rimproverato per telefono, fui severamente sgridato e le reprimende. Rabboniamo il falotico che è tremendo, sta scalpitando qualcosa. Forse dentro lo sta turbando, abbiamo paura che erutti, o che erutti dopo aver bevuto il caffè in maniera vulcanica, esplosiva. No, io sono magmatico, non so se sia magnetico, per me stesso ipnotico, per chi mi vuole bene.
Fare del bene al prossimo non significa paralizzarlo, bloccarlo, censurarlo. Non condivido, non condivisi, non condividerò mai la scelta di Ridley Scott di censurare, castrare proprio Kevin Spacey. Adesso è tornato a lavorare, complimenti a Franco Nero, che investe su un progetto particolare, sarà deriso, sarà infamato, sarà inviso, ma non ha nulla da perdere, vista l'età. L'uomo che disegnò Dio. Molte persone sono malate di solipsismo, cioè quando vengono contraddette, quando vengono confutate nelle loro certezze, nella loro idea di mondo che si sono costruite, allestiscono dei deliri da scaricare al prossimo e dicono a me che sono delirante. Sono bianco un tipo accusato di stalking, lo difesi pure, però io gli raccontai di me, gli confidai, diciamo, dei dettagli della mia vita da conservare invece gelosamente. Avrei dovuto mantenere un livello di segretezza da James Bond, e mi ricattò dandomi dello psicolabile, proprio lui, dicendomi curati, curati. Allora, vi posso garantire che le cure psichiatriche non esistono. Esistono le sedazioni, i farmaci neurolettici che allentano la tensione muscolare, rallentano anche l'esplosione virile, l'erezione. Farmaci che possono portare addirittura alla castrazione. Per altri sono un personaggio adombrato dalla mia depressione, quindi un personaggio fantasmatico da cinefumetto. Vanno matti per i personaggi, no? Che attraggono le simpatie e che poi rappresentano tutto ciò che loro vedono, questi haters, come antipatie, no? Come io posso criticare Frusciante, a cui in tono confidenziale sposi, no, non mi sposai, delle cose preziose, personali, e poi dall'alto di una presunta superiorità di potere del web internettiano, beh, ma tu non puoi fare questo, non puoi rivelare intimi, ecco, aneddoti, storie di vita personali. Quindi mi scrisse: non fai un cazzo, nessuno ti ha e non sarai mai nessuno. Ma io non voglio essere qualcuno, anzi penso che Frusciante sia notevolmente peggiorato, perché si è radicalizzato dopo un'adolescenza sicuramente problematica come quella di tutti, e io in quello me ne identificai, terzo mediato, e quindi dopo la videoteca non poteva però aprire a 13 anni, dopo le scuole medie a 14 anni. In quel lasso di tempo come ha riempito il tempo? Appassionandosi alla musica, al cinema, esprimendo il suo dentro vivendosi in queste due arti, no? Nella speranza di diventare qualcuno, un grande. È diventato Frusciante, un personaggio, no? Sponsorizzato, ma senza ombra di dubbio, dai Licaoni. Non aveva nulla da perdere, come Kevin Spacey ritornato, riespostosi, no? Anche alle critiche, quindi potevano massacrarlo. Gli andò bene, raggiunse un certo successo. Un suo fan mi scrisse: beh, tu hai 1200 iscritti, Frusciante 50.000, chi ha ragione? Sì, però ha anche 50 anni, Frusciante. Ne mancano quasi 10 a me, quindi vabbè. Potrei raddoppiare proprio il numero degli iscritti, ma non mi interessa. Ora Frusciante è investito da una responsabilità, cioè parlare di cinema e musica dalla mattina alla sera in maniera autoritaria, e in modo tale che sia insindacabile ciò che ha da dire, no? E allora la mini recensione su Face Off: ma non ho bisogno di Frusciante per sapere che John Woo, maestro dei balletti coreografici action, e che Nick Cage in Overacting recita sopra le righe, e andiamo, decollo, però non gli piace in Con Air di Simon West, Frusciante. Veramente, anch'io elargì dei soldi per delle mini recensioni per avere la sua opinione. Beh, tira a campare vivendo di quello, no? E fa bene, però si è improntato in quello. Non so se l'avete visto in un cortometraggio. Lui critica tanto la recitazione di Nick Cage, ma mi sembra proprio monostolido, monolitico. Cioè, del tipo: faccio l'attore in veste di Frusciante, di me stesso, però allo stesso tempo vorrei essere forse il Nick Cage, un po' folle, no? Di Snake Eyes, Omicidio in diretta, Magic Man, Genio della truffa, Arizona Junior, Wild at Heart, Cuore selvaggio, cioè i migliori Nick Cage, no? Anche quello di Paul Schrader. E però non ce la posso fare, rimango
comunque sia, con la mia stazza, la mia possanza, la mia robustezza, la mia finta durezza, un'interpretazione diciamo un po' malata di staticità, proprio si vede bloccato mentalmente quando deve recitare, non è spontaneo, no? Che vuole quel cortometraggio, ecco, vorrebbe essere un omaggio anche ai film di Romero. Mi sembra degli zombie viventi che recitano, ecco, proprio. Quindi questo, e poi telefonate che mi angosciano, io vengo turbato, non queste persone che dicono di essere turbate, ma come Stefano, io ti ho conosciuto che eri una sorta di eremita, ma che ti è successo? Io devo dare spiegazioni di quello che è successo a me, che neppure io lo so, cioè siamo in perenne mutamento, siamo in zona videodrom, ci trasfondiamo nel cinema, lo viviamo, appunto, internamente, emozionalmente, non sappiamo quello che possa accadere, le nostre metamorfosi. Cioè, perché, cioè, io non lo so, devo dare così, se do una spiegazione razionale e logica, mo, ecco, di psichiatri, l'altro può pensare, ah, così, oh, ci siamo chiariti, ah, ho capito tutto. No, io non capisco me stesso, non capisco se ho voglia di un altro caffè, se ho voglia di vivere, di combattere, di lottare, di amare il cinema, se voglio essere un wrestler, se voglio essere un Mickey Rourke di Barfly, un Mickey Rourke di 9 settimane e mezzo, sono un edonista, un piacione, un megalomane, se mi piace Nietzsche o Kafka, non lo so quello che può succedere. Prendete la vita con leggerezza, siate light, delightful, deliziosi, non così odiosi, a volte sono ozioso, vizioso, perniciosi siete voi, e volete sempre necessità di spiegazione, lo spiegone, poi criticato, lo spiegone, no? Ma che dovete spiegare? Frusciante, se la tira un po'. È un bambinone che vive adesso di enorme presunzione e che si lascia appoggiare da dei ruffiani, leccaculo, che pur di non inimicarselo, ecco, per l'appunto, arruffianandoselo, sviolinando, io non ho bisogno di istruzioni per l'uso e non ho bisogno delle vostre distruzioni, delle vostre direzioni, perché non sapete cambiare mai punto di vista sostanzialmente. Ecco, vi siete mai chiesti questo, no? Io acclamo Woody Allen. Woody Allen è un genio, Martin Scorsese è un genio, Francis Ford Coppola è un genio, perché dicendo così, no? Allora, io capisco Francis Ford Coppola, quindi se lui è un genio, io per capirlo non sono un genio, ma capite? Miei ingenui. Processo di identificazione, elevare a modello di ispirazione dei modelli che ci servono per queste mini recensioni. No, allora io riconosco i maestri, se io li riconosco e il burino incolto, ignorante, non sa chi siano, allora io non sono quel maestro, ma me ne avvicino e potrei essere quel maestro. Cioè, questo è il processo deduttivo assai limitato, solipsistico. Quindi basta venerare, magnificare i registi e vabbè, ma lo sappiamo già e l'ho già dato per assodato, quello è già stato accertato, è stato acclarato che io sia stordito, fulminato, mi disse Frusciante, chiamo la polizia, e gli risposi la legge sono io, a mo' di Dread, Stallone. No, io non sono nessuno, non voglio legiferare, non voglio imporre il mio credo, perché altrimenti più che comunista, buonista, divento fascista e nazista. E l'arroganza, adesso mi pongo in maniera autoritaria, in maniera dura, lui capirà e quindi si placherà. No, invece si ribellerà. Inizialmente potrà chiudersi di nuovo, poi esploderà ed è pericoloso questo. È come dire, non lo so, tu ti senti così, anch'io mi sento così, a te piace quel regista, anche a me piace, l'unione fa la forza. A volte è meglio spaziare, è meglio la diversità, è meglio entrare in contrasto, non contrastare l'altro per partito, che non sia quello comunista. Ecco, adesso vado qui di Kallenburg, vedete, mi piace giocare così, giocare col cinema. Alla fine tutto questo, ecco, fare gradassi e idolatrare e Zack Snyder è una merda e Michael Bay è una merda, sì, e Michael Bay, cioè, mi sembrano delle urla da Curva Sud, ma dove siamo, a Roma? Ale, è uscito il nuovo film di Woody Allen, il Rifkin Festival, lo recensisco io, di Tarantino, non ti è piaciuto? C'era una volta Hollywood, perché tu non capisci un cazzo. Beh, studia. A volte posso somigliare a quel fallito, come sono venuto a Luke Perry, bene?
di Leo DiCaprio di What's Upon a Time in Hollywood, oppure Brad Pitt, che faccio quel cazzo che voglio, quindi non fatemi arrabbiare, non sbagliate casa, perché io non sono un satanista, a differenza di quello che dice Viva Trien. Io faccio il paiolo, caro Frusciante, te saluto, e sai che ti dico? Saluto ma sort.